Neuromachine è un programma rivolto ad una fascia giovanile di età compresa tra i 14 e i 25 anni. Se io avessi il Raff qui davanti, capito? Ma c'è uno che non sopporta il Raff. Figa Raff, oh, benvenuto! Sei un grande! Te l'avevo detto che ci spaccavo le corna. Cantate qua. Hai visto come glielo cantate, guarda. Sono il nuovo Orson Welles. Sono più piccolo. Sono simpatico. Sono masticabile. No! Dicevo, abbiamo lanciato questa curiosa iniziativa che si chiama Curiosa, perché è molto cool. Esatto. Che si chiama un centesimo per Neuromachine. Oddio, tipo oddio. Teleton. Oddio, dove ho messo i centesimi? Ce l'ho di sotto. Di sotto i centesimi. Abbiamo già raccolto due centesimi. Uno ce l'ho messo io e uno ce l'ha messo lui, me l'ha prestato. Lei sente male? È un bocchino. Sacchi per la benza. Ce li metti tu? Per la benzina. Sì, tuo padre non è petroliere. No, mio padre è in bianchino. Ah. Si vedono le teste. Allora ce li butta all'osco. L'osco! Che lavoro fa tuo padre? Pedicure! Sì, che schifo! Mi sa che si sono accorti che non siamo zingari veri. No, dai, è impossibile. Tu, io guarda come sono vestito. Siamo zingari! Chiudi! Siamo zingari! Amici, cappello, regalo, omaggio! Che sono? Possibile che gli regali conchiglie colorate? Che cazzo ne so cosa gli devo regalare? Pronto? Pronto, buongiorno, vorrei parlare con Valentina. Sono io. Devi sapere che quest'anno lo Zecchino d'Oro pedala, bambino del cazzo! Passerà su Mediaset. Al posto del mago Zurli ci sarà la maga Pucchiacca, che sono io. Avremo anche un altro personaggio che prende spunto da Topo Gigio, che si chiamerà Topo Maffo. Secondo me anche mago Zurli si presterà a una serie di una commediata, no? Lui farà finta di essere alcolizzato. E sì. E praticamente verrà ritrovato dalla maga Pucchiacca riverso in una... Un momento di grande televisione. Ho preparato per questa splendida serata insieme un numero eccezionale, un numero incredibile, un numero fantasmagorico. Che numero è? Il 3, eccolo qua, bellissimo signore. Signora madre di Fabio, Livia, con quelle tue manine hai prodotto... Fatate, hai prodotto quelle, come si chiama? Trofiette. Quella trofietta fatta in casa e quel pesto. Pesto. Quel pesto e quella trofietta... Fatta in casa. Anche il pesto. Anche mia madre. Anche tua madre si è fatta... Sì, perché quando si va si fuori ha paura che la becca. Che cosa dici che si fa sua bacchere. Madre che si fa... Dai della vacca a Maria Teresa! Maria Teresa, sei sempre lì? Sì. Sei una vacca! Maria Teresa, sei proprio una vacca! Sei una bella vaccona! Maria Teresa, sei una stronzona! Maria Teresa, di la tua! Sono una stronza quanto a lei! Brava! Ci è arrivato il promo del nostro disco. Che bella storia! Oh, testa dell'università! No! Cos'è? Non ho studiato! Ragione, più occasione, se non compri sei un coglione. Gente! Popolo! Amici! Lavoratori! Benvenuti un serettissimo giorno al mercatone di Cino e Micio. Questo prodotto, gente! Eccolo qua! Succhia Milano! Succhia Milano! Succhia Milano all'Ace Gentile! Il motto del succo di frutta, dello Zweg! Esatto. Stacchi la cannuccia e infili! E ti succhi Milano! Ti succhi Milano! E succhia Milano! Nome diverso, era Bergamo, ma Milano ci piace di più! Facciamola rivedere ancora una volta! Ecco qua, succhia Milano! Eccolo qua! Succhia Milano anche tu! Gusto, succhiate Gentile. Milano tutti! Ciao!